Francesco Romizzi, commentiamo i primi dati che stanno arrivando, sembra una tendenza abbastanza chiara per una riconferma di Ghinelli. Sì, la tendenza è abbastanza chiara, un commento, un'analisi del voto mi sembra un po' prematuro, la tendenza però è chiara sia nei dati ufficiali che nei dati ufficiosi in nostro possesso, qualora fosse così ovviamente la sovranità appartiene al popolo. Andremo ad analizzare anche a capire gli altri candidati sindaco che non hanno preso posizione, quanto hanno spostato e dove, questo è interessante, però di fatto oggi in questo momento la tendenza è chiara e quindi non possiamo che prenderne atto. C'era questa sensazione prima del voto oppure pensavate che di essere più vicini? Ma personalmente avevo delle speranze che comunque la città avesse deciso di cambiare pagina e soprattutto che la città volesse non tornare a votare molto presto, perché poi il rischio di una rivittoria di Ghinelli è anche quello che si torni a votare prima dei 5 anni canonici, e questo sicuramente sarà un problema per la tenuta economica e sociale della nostra città. Dopodiché, ripeto, la sovranità appartiene al popolo, vediamo fra pochi minuti, fra poche ore, quale sarà il verdetto definitivo e ovviamente lo accetteremo e lavoreremo come, qualora vincesse Ghinelli, come minoranza, come opposizione, in maniera ancora più forte di prima.